sera riusciamo a passare un po' di lunghe, che ogni cosa lo prendiamo tantissimo. E benvenuti, e iniziamo prima del quarto d'ora accademico, perché la sala è molto piena, quindi è un piacere poter dare il via a questo primo incontro di un progetto immaginato, pensato e creato da Roberto Guevano, che a cui chiederei un applauso perché ha fortemente voluto una serie di incontri. La Permanente è un locale, un museo, è questo luogo di incontro di artisti e luogo di esposizione di opere d'arte. Nasce, come forse molti di voi sanno, addirittura nel 1884, da sempre ha rappresentato questo elemento importante e caratteristico, cioè dove qui si raccoglievano le opere d'arte, ma dove si riunivano gli artisti per produrre, per ragionare, per confrontarsi con loro stessi, e da cui sono anche hanno rappresentato momenti significativi anche per i movimenti culturali che da Milano e da Lombardia poi si sono sviluppati non solo in Italia ma anche nel mondo. Quindi per moltissimi anni la Permanente è stato veramente un punto di riferimento importante per il panorama culturale milanese e lo sbarco. Noi oggi siamo impegnati in un'operazione di rilancio affinché i milanesi possano sempre di più conoscere questo bellissimo luogo, le nostre opere d'arte, che voi avete il piacere di vedere in una piccolissima selezione, abbiamo più di 400 opere d'arte di artisti milanesi e lombardi. Che oggi siamo abituati a correre a vedere Warhol, ad affascinarci da Pollock, oltre un po' a cercare di guardare Kandinsky o quello che è letterario, poi mettere un bel quadro e poi tutta una serie di cose minori rispetto ai nomi che dirichiamo. Ma pochi invece conoscono le importanti opere di artisti milanesi che hanno fatto la storia della nostra città rappresentando momenti importanti di grande valore. E allora noi vogliamo che i milanesi lo conoscano, che gli artisti tornano sempre di più a considerare questo luogo la loro casa, ma vorremmo fare qualcosa di più, e cioè tornare a ragionare sull'arte, a discutere e a riflettere sull'arte in un momento in cui l'arte assume anche delle forme molto diverse, l'arte contemporanea a volte esce dalla figurazione e assume dalle installazioni ad altre forme. E vogliamo farlo chiamando persone che arrivano da mondi diversi a riflettere sull'arte, a provare a darci un'interpretazione delle opere d'arte e quindi anche ad aiutarci ad approcciarci a un mondo che magari che è basato sulle emozioni che l'opera d'arte trasmette ad ognuno, ma che magari necessita di chiavi di interpretazione. Che al di là di quelle del singolo, che al di là di quelle degli autori e cioè degli artisti, sono. Ma possono essere anche di moglie di persone che hanno nella vita fanno altro, ma che ci possono aiutare a vedere l'arte e quindi tutti i fenomeni artistici e culturali da una buona diversa. Quindi per noi è un grande piacere inaugurare questo percorso di confronto con l'arte in maniera contaminazione culturale e creazione di valore, questo è il titolo che abbiamo voluto dare, Arte e Ecologia della Mente, che è ancora più impegnativo, con Riccardo Marco Scognamiglio, e quindi parlando di temi importanti, il corpo implicato per la psicosomatica delle arti. Lo facciamo aiutandoci, facendo moderare da Francesca Morazzoli, che rappresenta una delle penne più attente del Corriere della Sera, che è un giornale di riferimento sul tema dell'elaborazione di quello che Milano produce dal punto di vista artistico, e poi accanto, come persona che dialoga con Riccardo Marco Scognamiglio, abbiamo Danilo Corona, psicologo, psicoterapeuta, e quindi tra di loro inizierà un dialogo ci aiuterà a dare questo spaccato. Quindi ringraziamo tutti, soprattutto Riccardo e il professor Scognamiglio per aver accettato di essere con noi.
Si è formato come psicanalista a Parigi, nella scuola fondata da Lacan, e nel 96 ha portato a Milano l'Istituto di Psicosomatica Integrata, che svolge terapia, ricerca e formazione nell'ambito della relazione mente e corpo, e collabora con diversi gruppi di ricerca universitari nazionali e internazionali. È docente di diverse scuole internazionali di tecnica corporea, professore a contratto presso il corso di laurea specialistica in psicologia clinica e neuropsicologia dell'Università degli Studi di Milano di Bocca. Ma non basta, perché il suo curriculum c'è anche una variegata formazione artistica che comprende una laurea in discipline delle arti, musica e spettacolo a dance di Bologna, con una tesi in filosofia estetica e anche studi di composizione al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e con un perfezionamento di composizione con Silvano Bussotti alla Scuola Musicale di Fiesole. A Bologna nel 1984 ha fondato l'Università di Bologna, ha fondato la prima cattedra in Italia di psicologia delle arti e che ha diretto fino al 1998. Quindi, dopo tanto curriculum, darei la parola al professor Scognamiglio, che questa sera ci parla di un tema molto complesso che si intitola appunto Il corpo implicato per una psicosomatica delle arti, e lo farà con l'aiuto di immagini, con l'aiuto di PowerPoint, e alla fine potremo porgli le nostre domande, e ci aiuterà anche Danilo Corona, che anche lui è psicologo e psicoterapeuta all'Istituto di Psicosomatica Integrata, e ci aiuterà a imparare questo tema. Grazie, dopo tutti questi preamboli quasi potremmo anche cominciare il dibattito, perché mi sembra che ci sia già materia per discutere, no? Perché parliamo di questo spazio che è meraviglioso, che è stato luogo di incontro di artisti, spero che continui ad esserlo, e che da questa sera possa essere luogo di incontro di saperi, come ha detto giustamente il Presidente Galliera. Io anzi veramente rilancio questa proposta che mi è sembrata eccezionale, ho accettato immediatamente perché credo molto nell'incrocio di saperi, e vi parlerò dell'arte questa sera proprio come tale, come un incrocio di saperi. Ho suggerito io questo titolo Arte, ecologia della mente, con riferimento precisamente a un autore che ho molto amato, che è Gregory Bateson, di cui spero di potervi dire qualche cosa in un tempo abbastanza limitato. Devo dirvi tante cose in un tempo limitato, ci proveremo. Avevo articolato anche il mio intervento sulla parte più psicologica, tecnica, in 5 punti, sono tendenzialmente piuttosto didattico, per cui 5 punti, vediamo se riusciremo a sopportarli. Lei mi tenga sotto controllo, perché... E in questi 5 punti cercare di esplicitare un po' quello che oggi è il concetto di mente, almeno attraverso questo autore che appunto a me ha suggerito il titolo per tutta la rassegna, Arte, ecologia della mente, e che cos'è il corpo, o meglio che cos'è un'idea di mente oggi che non può prescindere da un'idea di corpo. Questa è quindi la novità di questa esposizione, forse la novità principale. Per questo è importante riprendere un po', se però non abbassiamo le luci, non si vede niente. Sì, allora torniamo indietro perché l'effetto speciale si perde. È importante che vi dica un po' quali sono le premesse. Il mio background è stato già un po' raccontato, devo rettificarlo leggermente, io non ho fondato la cattedra di psicologia delle arti, la prima cattedra in Italia, ma nella prima cattedra in Italia ho fondato il laboratorio di psicoanalisi applicata, che è stato effettivamente il primo laboratorio in Italia dove la psicanalisi applicata, che aveva già una tradizione di quasi
quasi 100 anni, perché nasce con Freud, ha cominciato a produrre sperimentazioni, punti di incontro fra saperi, appunto, un po' quello che stiamo tentando di ricostruire questa sera qui. E questo momento storico importante si è appoggiato appunto alla nascita nel 1983 del primo insegnamento, che non era ancora cattedra, del primo insegnamento universitario all'Università di Bologna di psicologia delle arti. In realtà esisteva già una letteratura su questo tema. Scusate perché io sono già andato avanti all'altra diapositiva, ma non c'era la luce abbassata, quindi non si vedeva. C'era già una certa letteratura sul tema, appunto, a partire da Freud, però non era ancora stata istituzionalizzata come insegnamento universitario. E questa prima cattedra, che aveva come referente il professor Alessandro Serra, che oggi non è più fra noi, con entusiasmo accettò l'idea di uno studente, un neolaureato, perché io mi sono laureato appunto in filosofia estetica nell'84, l'idea di aprire anche questo spazio di lavoro, di ricerca, di sperimentazione di idee, di teorie che a partire dall'impronta psicanalitica potessero parlare dell'arte. E questa era la copertina di un mio libro che in qualche modo in quell'epoca, questo uscì nell'87, cercava di creare dei presupposti per interrogare l'arte come esperienza psicologica. Quindi, spero di non parlare in modo troppo difficile, potete cogliere già un riferimento alla fenomenologia. D'altra parte, l'Università di Bologna, la cattedra di filosofia estetica, aveva un grande maestro che era Luciano Anceschi, che forse alcuni avranno sentito parlare, di cui avrete sentito parlare, che era un grande fenomenologo. Quindi, perché cito questo mio libro, che è introvabile tanto, quindi non è per farmi pubblicità, non sarebbe più recuperabile, perché il titolo è interessante, per questo tema di stasera, soggettività e rappresentazione, l'idea del laboratorio di psicoanalisi applicata e implicata, adesso spiegherò meglio l'implicazione, era proprio nel cercare di interrogare come si potessero coniugare nell'esperienza dell'arte il rapporto fra ciò che è rappresentato e ciò che siamo noi come soggetti. E il sottotitolo era Preliminari a una psicologia delle arti. Era un titolo pretenzioso, quando si è giovani si è molto audaci, no? Molto più di adesso, sono passati 30 e più anni. 30 anni sono passati, 84. E quindi all'epoca io pensavo di costruire una sorta di manifesto teorico, teoretico, no? Per questa disciplina. Ecco perché Preliminari. Però ho voluto riprendere l'audacia giovanile in questa occasione, di questa serata, per rilanciare in una forma un po' differente il tema, no? Quest'oggi avrei potuto intitolare Preliminari a una psicosomatica delle arti. In realtà, già se qualcuno, sicuramente so che qualcuno qua ha letto quel libro dell'epoca, in realtà si poteva già vedere il mio interesse per la psicosomatica, cioè per la dimensione di una mente non disgiungibile dal corpo. Quindi Preliminari a una psicologia delle arti implicava un concetto di mente che non fosse separata da una esperienza somatica della rappresentazione artistica. Spero di non essere troppo difficile. Allora, per entrare adesso, per introdurvi in questo gioco di implicazioni, e lo farò anche con alcune esemplificazioni, parleremo dei segni. Parleremo dei segni perché credo che questa sia una cosa, una lezione che un po' tutti abbiamo attraversato. Chi si occupa di arte, bene o male, sente parlare di segni, di semiotica, che è la scienza dei segni,
che è una delle discipline fondamentali con cui la psicologia delle arti si deve confrontare. E il rapporto col segno ci interessa perché nell'arte il segno assume una connotazione del tutto particolare. Noi siamo circondati da segni, le nostre parole sono segni, tutto ciò che guardiamo sono segni, no? Poi ci sono anche sottoclassi di segni che ci servono per esempio a muoverci per strada, no? Dai cartelli stradali sono segni anche quelli, la toiletta ha un segno per indicarcela e così via. Tutte queste sono è la dimensione dei segni nella quale noi siamo immersi. Però nell'arte questa cosa, il rapporto col segno, avviene in zone in realtà limitrofe. Adesso entreremo meglio nella logica del segno per capire che cosa vuol dire questa limitrofia. C'è qualche cosa per cui il segno viene aggirato, c'è un'esperienza del rapporto con sé, col segno del tutto particolare. In realtà potremmo anche dire che questo rapporto col segno tiene conto assolutamente di un impatto col corpo. È qualcosa a cui non facciamo caso nel rapporto quotidiano con i segni che ci circondano, ma con l'arte dobbiamo assolutamente farci i conti. Io prima osservavo quel quadro di Esposito, ero lì con Plevano che camminavamo in quel corridoio, e guardando il quadro abbiamo dovuto fare 3 passi indietro. Ecco, questo è un esempio di impatto di un segno che nell'arte implica il corpo. Vedete che siamo già al centro dell'argomento. Questo tutti gli artisti lo sanno perfettamente. L'arte esprime esattamente questa manipolazione dei corpi. Quindi il segno nell'arte diventa un segno che plasma corpi, li sposta, li assorbe, no? Vedremo con degli esempi anche della storia dell'arte molto semplici come accade questa cosa. Allora, che cos'è un segno? Nella scienza dei segni, che si chiama semiotica, il segno parte da un presupposto che ci sia una cosa a monte, no? Noi abbiamo una cosa, non so, una mucca, e vogliamo parlare di questa mucca, rappresentarla in un contesto dove non possiamo portarci la mucca. Cerco di essere molto elementare. Ecco, il segno nasce per sostituirsi alla cosa, no? Questo è qualcosa di molto semplice da comprendere. Quando noi inventiamo il segno mucca, che può essere anche la parola M-U-C-C-A, noi leggiamo la parola mucca e capiamo che stiamo parlando della mucca, non abbiamo più bisogno della cosa, no? Quindi il segno, proprio nella semiotica base, è qualcosa che sostituisce le cose e ci permette quindi di vivere molto meglio. È qualcosa che, ad esempio, nella razza umana permette di gestire i sistemi simbolici. Appunto, noi usiamo i soldi, per esempio, evitando di portarci dietro le pecore, le conchiglie per fare gli scambi, come si usava in altre epoche, no? Quindi l'uso dei segni facilita decisamente la comunicazione. Che un segno a sua volta si scompone in 2 parti. Una è la parte che noi, per esempio, leggiamo, pronunciamo, raffiguriamo, che è la parte significante e che sottende ad un significato. Credo che queste cose siano abbastanza scontate, ma ci serviranno per andare avanti. E il significato nuovamente ci rimanda alla cosa, no? Il significato è quella cosa per cui io leggo appunto la parola mucca e automaticamente penso alla cosa mucca, che non è più lì, non c'è bisogno che sia lì, io so che esiste, ok, da qualche altra parte. Ma cosa succede quando il segno diventa arte? Ci sono diverse tipologie di segni e uno dei segni più semplici che conosciamo si chiama icona, e l'arte conosce bene l'icona. Cos'è un'icona? Un'icona è qualcosa che assomiglia alla cosa, cioè quindi una rappresentazione, un segno che assomiglia alla cosa che si vuole rappresentare.
Allora, vediamo in questa icona bizantina che c'è una madre con un bambino. Immediatamente tutti hanno detto, è un'icona della Vergine, della Madonna, no? Però in realtà non è così determinato, perché noi sappiamo decodificare questo segno, cioè sappiamo che quel significante lì, quella donna che ha in braccio un bambino, rappresenta qualcosa d'altro, la cosa appunto che non è lì e che è non semplicemente una madre con un bambino, per esempio come un'insegna davanti a un reparto di prima infanzia in un ospedale pediatrico, bensì è qualcosa in più, quindi è la Madonna, è la Vergine, quindi l'icona non è più solo un'icona, è qualcosa che richiama un'altra dimensione del segno molto più complessa che è il simbolo. Ma anche nelle icone ci sono icone e icone, quindi c'è un qualche cosa dell'icona che fa sì che non sia solo un'icona. Scusate il gioco di parole, no? Perché icona come concetto di un segno verosimigliante alla cosa, e invece qui abbiamo una dimensione dell'arte che trasforma questa icona, che non è più solo un'icona, cioè verosimigliante, ma addirittura un simbolo, in qualche cosa che mostra differenze interpretative. Cioè, mentre nel segno ci basta una madre con un bambino per indicare quel concetto, nell'arte è sufficiente spostare il baricentro, per esempio, di questa immagine per cambiare la connotazione emotiva nei confronti di questa raffigurazione. Basta spostare il volto a destra piuttosto che a sinistra, basta cambiare i colori, questa icona quindi è già surdeterminata, vuol dire già molto di più di quanto direbbe la sua riduzione semplicemente a un significante, una rappresentazione che rappresenta qualcosa. Ma nell'icona, torno un attimo indietro, scusate, c'è anche un elemento in più, per esempio, che non la rende ulteriormente icona, che è l'aureola. Nella verosimiglianza della madre col bambino non ci sono aureole. Noi conosciamo madri con bambini, ma di aureole poche. Ecco che già c'è un elemento simbolico, una convenzione che si appoggia a questo segno verosimigliante e lo trasforma appunto in simbolo. Noi sappiamo che se una donna col bambino ha un cerchio possibilmente dorato sulla testa, è probabilmente la Vergine Maria. Se non ce l'avesse, potremmo avere anche dei dubbi. Quindi l'icona già nell'arte non è più icona, non è più verosimigliante, implica un passaggio ad un altro livello di disambiguazione e introduce elementi che appartengono a un'altra categoria di segni, che sono i simboli, che sono invece convenzionali. I simboli sono prettamente artificiali. Vediamo qui un altro tipo di segno. Quando noi vediamo un fulmine, cosa è che pensiamo subito? Cosa ci indica un fulmine? Un temporale in arrivo, no? Ecco, questo è un'altra categoria di segno, si chiama indice. Cosa vuol dire l'indice? È come questo, è guarda lì, il quadro di esposito è là, ecco, il mio indice indica, appunto. Allora, l'indice in genere è una rappresentazione, una raffigurazione, ci sono anche in natura gli indici, questo è un indice, un segno della natura, che ci fa pensare a una cosa che non è ancora lì, però che ha un rapporto di vicinanza. Noi in retorica la chiamiamo metonimia, questa come metonimia. Ok? Allora, fulmine uguale tempesta. Quindi, tutto questi sono segni, ma cosa diventano nell'arte quando questo indice, ad esempio, si trasforma nella tempesta del Giorgione? Ma che cosa vediamo in questo quadro?
non si vede niente, non so che cosa, però lo conoscerete tutti. La tempesta si intitola questo quadro. Io ricordo la prima volta che andai a Venezia a vederlo, io mi immaginavo di vedere un quadro enorme, no? La tempesta mi suggeriva il titolo, il segno tempesta, mi suggeriva l'idea di un paesaggio grande, enorme. Invece questo è un quadretto piccolissimo, lo conoscete tutti, presumo, no? È un quadretto piccolo perché questi quadretti venivano fatti su commissione e erano proprio piccoli da collezione. Quindi già c'è una sorta di aspettativa mancata. Attenzione ai passaggi, no? Perché io dal titolo mi aspetto qualcosa e già il mio sguardo, che aveva già il grandangolo pronto, si deve ridurre quasi allo zoom. Infatti non so se avete attivato lo zoom, adesso si vede molto meglio, e vedete che qui abbiamo un indice di tempesta, no? Eccolo qua, questo fulmine, ma guardate questo indice come diventa, in un contesto artistico, segno, sì, di qualche cosa di imminente, ma cosa produce a catena questo segno? Quali sono le connotazioni che attiva? Ora, che cosa osserviamo in questo quadro? Qual è l'elemento, se qualcuno vuole così, diventa un po' più interattivo, no? Cos'è che colpisce subito qua? Cos'è la, cioè, chi ha appena studiato ieri sera il libro su Giorgione non parli, ma così anche la persona che è appena entrata, cosa vede? C'è la donna, ho sentito bene, c'è una donna. Sì, per esempio, il suo sguardo, vedete, si è spostato dall'indice, che è l'indice della tempesta. Non c'è la tempesta in questo quadro, notate? C'è solo l'indice, l'indicazione, cioè c'è un segno che dice che lì vicino, temporalmente, ci sarà qualcos'altro che si chiama tempesta, come il titolo del quadro. Però lo sguardo della signora non è andato sull'indice, ma è andato su questa donna. Ok, allora già vedete che c'è una sorta di incongruenza semica. Ecco che cos'è il corpo implicato. Cioè lo sguardo, perché noi gli occhi li abbiamo nel corpo, non ci pensiamo spesso, ma è così. Lo sguardo oscilla e crea delle sorte di, come in musica si dice, di battimenti acustici, quando due frequenze sono vicine ma non coincidono completamente. Sia questo fenomeno che si dice battimento, perché le due onde battono fra loro, no? Cioè una sorta di conflitto interno, no? Perché il titolo concentra su qualcosa che non c'è nel quadro, c'è solo un indice. E per esempio, perché la signora è l'unica che ha parlato, l'occhio va su questa figura, potrebbe andare anche su questa, su quell'altra, ma cosa c'entrano con la tempesta? Non diciamo che cosa c'entrano, nessuno sa cosa c'entrano in realtà. Questo quadro di Giorgione è assolutamente enigmatico. Probabilmente lo sapeva il committente cosa c'entravano questi personaggi, però che cosa l'occhio coglie subito come prima cosa? La signora ha detto la donna, qualcun altro vede altro? La luce, certamente. C'è anche questo, presumibilmente c'è una alabarda, quindi si presume sia un milite, ma non è così evidente, le interpretazioni sono misteriose su questo quadro, però è la luce. Quindi notate come l'elemento connotativo in questo caso del segno sia l'aspetto dominante di questa raffigurazione, che ricordo essere piccolissima, quindi noi la vediamo qui amplificata, no? Pantografata, ma è piccolissima, quindi noi andiamo a cercare lì qualche cosa dell'indice della tempesta. E dove lo cogliamo? Lo cogliamo in questa luce
estraniante, no? Questa luce perturbante, questi cieli oscuri, purtroppo si vede male, ma peccato, però. E questi personaggi che non hanno nessun tipo di avvisaglia, come se loro l'indice non l'avessero notato, no? Quindi c'è un ulteriore contrasto, come si parla di tempesta incipiente e questa donna sta allattando il bambino lì in un quasi primo piano, poi c'è questo enigmatico personaggio fra il pastore e il soldato e il mite a lato, no? Queste rovine, questo silenzio, no? Questo non moto. È interessante perché l'unico moto è quello dell'occhio. Il quadro non esprime moti per due ragioni fondamentali, una molto banale, che è una raffigurazione piana. E tuttavia noi continuiamo a muovere l'occhio e cerchiamo, continuamente in particolare, cerchiamo di ricostruire una narrativa che parte da questo punto, che non è neanche in un centro geometrico, molto depistato, quasi non si nota questo fulmine, questo indice, che però catalizza tutto il percorso cognitivo all'interno del quadro, dove appunto il nostro occhio cerca una soluzione all'enigma che non trova. L'unica cosa che rimane è questa sospensione nel colore, questa sospensione di qualcosa in attesa. Solo noi attendiamo, perché i personaggi sulla scena non lo fanno, sono immobili, tranquilli, estranei a tutto ciò che sta accadendo dietro le loro spalle. Ora vediamo che si articola un po' la questione di che cosa sia un segno, no? Perché se prima abbiamo detto che il segno è qualche cosa che unisce un significante, una rappresentazione, ha un suo significato che rimanda alla cosa, invece adesso dobbiamo introdurre un elemento molto importante in questa decodifica, che è la nostra posizione, l'interpretante. Allora, nell'arte noi sperimentiamo qualcosa che è della natura di tutti i segni, ma che non, nella realtà quotidiana non abbiamo il tempo di sperimentare, cioè li viviamo e basta, ma nell'arte siamo obbligati a collegare uno segno appunto a un oggetto presunto, per esempio l'indice alla tempesta, a il nostro occhio, cioè alla nostra funzione di decodifica. Quindi noi dobbiamo ascoltare cosa sta accadendo dentro di noi mentre ci relazioniamo a questo segno. Ecco che l'arte diventa un laboratorio esperienziale del rapporto col segno, assolutamente unico nella realtà umana, cioè non esiste luogo, non esiste esperienza al di fuori dell'arte che ci permetta di sperimentare esattamente di che cosa si tratta quando parliamo di segni. E noi sempre usiamo i segni perché se no non potremmo comunicare. Quindi la funzione dell'arte è quella di radicalizzare l'impatto fra un segno e il corpo di ciascuno, perché poi ciascuno reagisce in modo assolutamente diverso. Questo è incredibile, perché ci dà proprio la misura di come l'arte sia un segno non solo surdeterminato, perché non rimanda a una cosa soltanto, ma costantemente rinnovantesi. Ogni volta che un occhio, anche il nostro, ritorna sull'arte, su un'opera, vede qualcosa di nuovo. Cioè si ripropone nuovamente questo incontro, cosa che nel segno d'uso della lingua normale noi non sperimentiamo, non ce ne rendiamo conto. Invece qual è la pregnanza di un'opera? È quella di continuare a farsi guardare, perché ogni volta che io mi ci ritrovo davanti, il mio occhio reimpatta, la mia funzione di interprete nuovamente viene rimessa in discussione.
e trova cose, mette insieme elementi. Vi voglio fare due o tre esempi di come nella storia dell'arte si sia radicalizzata questa esperienza dell'impatto col segno. Per esempio, questo quadro di Dalì. No? Dalì ha molto giocato con queste illusioni ottiche. Che cosa vedete in questo quadro? Vediamo qualcuno, chi non lo conosce già a memoria, evidentemente. Sposto. C'è una donna qui sicuramente. Cosa c'è sullo sfondo? Degli archi e... C'è una testa, sono due occhi, un naso, una bocca, un collo, un busto, no? Questo quadro si intitola Busto di Voltaire, è il busto di Voltaire. Sì, però qualcuno avrà visto questo busto e qualcuno ha visto due figure, che sono queste due monache. Lo vedete? È chiaro che nel surrealismo c'è questa capacità di cogliere esattamente quello che quello psicologo dell'arte va studiando, no? Di cogliere l'ambiguità percettiva e quindi la funzione costante dell'interprete. Però questo non capisco perché sono forse sono andato avanti un po' perché questo doppio gioco, come dobbiamo coglierlo? Noi, lo psicologo dell'arte non è un critico d'arte, quindi a che cosa è interessato? È interessato al fatto che un autore come Dalì, in questo caso, metta in evidenza, costruisca un laboratorio appunto di esperienza. Allora, la cosa affascinante di questo quadro è che non cessa di farsi vedere. E che cosa mostra? Cosa fa vedere? Costantemente l'oscillazione fra due segni. Quindi il punto interessante, la forza di questo quadro, è proprio il gioco di oscillazione continua che c'è fra il busto di Voltaire e il mercato degli schiavi, che è l'altro, lo sfondo, no? Che è il secondo titolo di quest'opera. Quindi il punto non sta nell'uno o nell'altro, ma nel fatto che la funzione interpretante, che viene evocata quando lo guardiamo, continuamente vive questo gioco, no? L'occhio si perde in questa oscillazione continua e costante. Attenzione che poi questo io potrei parlare un giorno intero su questo quadro, adesso sto prendendo un piccolo dettaglio, ma ci sono tutta una serie di cose anche che l'occhio può andare a cercare, perché per esempio qui c'è un piedistallo e anche qui c'è una coppa, uno immediatamente cerca qua di vedere se c'è un'altra illusione da un'altra. Comincia la ricerca, no? Esasperata dell'illusione, che magari non c'è. Quindi questo gioco fra esserci e non esserci di qualche cosa non è soltanto l'aspetto più interessante di questa stagione di Dalì, è il fatto che Dalì riesca a dirci quello che noi facciamo con la vita quotidiana. E noi col segno continuiamo ad avere questo rapporto di tensione, ma per ragioni pratiche dobbiamo tagliare corto e quindi cerchiamo di disambiguare subito un messaggio per ragioni concrete.
Magritte è un altro che lavora su questo passaggio, no? Cioè una messa in evidenza dei meccanismi illusionistici della mente. Quindi quando dice questa non è una pipa, eppure lo è, ma lo è a quale livello? Vedete che è come se questo quadro rappresentasse quello schemino iniziale, quell'algoritmo si chiama, che in semiotica dice che cos'è un segno. Allora, un segno non è la cosa, il segno è la morte della cosa. Però in Magritte allora che cosa succede? Perché diventa arte? Diventa arte perché è un'induzione di esperienza a vedere il segno sul segno, è la rappresentazione della rappresentazione che si estremizza, per esempio, nell'iperrealismo, nel ready-made, no? Duchamp, citato giustamente prima, forse la prossima volta prenderò esempi diretti della permanente. Esattamente. E cos'è l'iperrealismo? È l'esasperazione di quel processo che abbiamo visto in Magritte ed è la rappresentazione della rappresentazione. Allora, lo scollamento qua, in che cosa consiste? In che cosa la fontana di Duchamp è opera d'arte? Più che opera d'arte è operazione d'arte, perché mette, crea, fa del processo un'opera. Quindi non è l'orinatoio l'opera, ma è la dimensione concettuale, no? Come nell'arte concettuale. E a cosa ci costringe? A entrare in quel processo che in retorica si chiama mise en abîme, che vuol dire realizzazione abissale, messa nell'abisso. Adesso non ho qui, ma c'è un quadro di Dalì che è ritratto di Dalì con Donna allo specchio, non so se avete presente, in cui si vede Dalì che ritrae la moglie allo specchio in un gioco di specchi che prolifica all'infinito. Ecco, quello è un principio di mise en abîme. Torniamo nuovamente a Dalì. Cioè, il surrealismo lavora su questi piani, mette in evidenza i processi semici e quindi costringe, qui abbiamo nel ready made qualcosa di molto più concreto, ma il processo è lo stesso, costringe a fare con la mente tutto un gioco di rimandi a rappresentazioni. Allora l'orinatoio, il contesto dell'orinatoio, guarda l'orinatoio messo qui, ma guarda che roba, immaginate i primi impatti, no? Traumatici con questo tipo di arte, che roba, che senso ha, che roba. Tutto questo è un processo che porta in un'oscillazione continua fra rappresentazioni che rappresentano una rappresentazione. Alla luce di questa piccola prima carrellata, e qui abbiamo ancora l'arte concettuale, è appunto l'ulteriore paradosso, no? Che mentre siamo partiti dal segno che rappresenta la cosa, nell'arte concettuale questo processo viene ribaltato addirittura. Si torna alla cosa a rappresentare il segno. No? Ma quando noi ci confrontiamo direttamente con questo, allora per non vedere solo una sedia, per far sì che questa sedia sia un'operazione d'arte, intanto giustamente è messa in mezzo a due altre modalità segniche. Qui abbiamo l'icona e qui invece abbiamo un segno nel vero senso della parola, perché qui si spiega che cos'è concettualmente il significato della parola sedia. E qui abbiamo la cosa, cioè la sedia. Allora l'operazione diventa un continuo oscillare nel triangolo segnico che vi ho fatto vedere, no? L'interpretante è costantemente giocato in questo continuo rimbalzo, no? Di elementi che scartano sempre con la cosa, al punto che la sedia stessa
non sappiamo più che cos'è, non è più una cosa, sembra che sia una cosa che sostituisce il segno, ma nella misura in cui abbiamo fatto tutto questo percorso per arrivare a sederci su quella sedia è di nuovo un segno, no? E allora più andiamo avanti nella contemporaneità e più tutto questo è come una sorta di scarnificazione del nostro mondo, del nostro rapporto col linguaggio. Questa scarnificazione che oggi ci permetterebbe di interpretare la realtà contemporanea come una realtà dove non si distingue più il segno dalla cosa. Per esempio, pensate a quanto vanno di moda i reality, no? In tutto il mondo sapete che ci sono le versioni, il Grande Fratello, in tutto il mondo c'è una versione locale, poi c'è l'Isola dei Famosi, poi... aiutatemi voi, ci sono altri molto, molto seguiti. Cos'è il reality? E potete immaginare forse che i reality non siano affatto realistici, sia una grande costruzione, un grande montaggio retorico, no? C'è un'amica fra voi, saluta, che posso svelare questo segreto, che ha partecipato come attrice a uno di questi reality, svelandoci il trucco, cioè facendoci credere, facendoci capire che non era niente di realistico, cosa che sinceramente per quel tipo di reality dove si comprano delle case, cose così, mai avremmo immaginato, no? Che non si trattasse realmente di qualcosa di vero. Adesso io non lo vedo molto, ma credo che sia una cosa del tipo che sono delle persone che devono comprare una casa, vanno a vedere la casa, eccetera, eccetera, no? Che sembra tutto molto realistico. Non c'è niente di realistico, è tutto su copione con attori. Quindi non c'è niente di reale nel reality. Ma questo dà il segno, no? Che l'arte contemporanea, per esempio pensate al postmodernismo, ha messo in evidenza, no? Del fatto che ormai il corpo non sa più distinguere se è un segno o una cosa. Noi mangiamo segni, non sappiamo più se mangiamo cose. Accendiamo la televisione, siamo ipnotizzati e c'è questa oscillazione continua che sa usare perfettamente i nostri corpi nell'illusione di questo ribaltamento fra segno e cosa. L'esempio del reality mi sembra molto evidente per questo. Cioè, i reality disegnano una realtà più reale della realtà stessa. Ecco perché non ci crediamo in essi. Quindi, da questa piccola carrellata, sto parlando troppo, okay. Perché non ho ancora parlato di Bezzon in realtà, però mi sembrava interessante portarvi dentro questo percorso attraverso alcuni esempi diretti. Che cosa deduciamo? Che cos'è, almeno per me, la psicologia delle arti? È uno studio dei processi di conoscenza, però ai bordi del linguaggio, o meglio nel farsi e disfarsi del linguaggio. Gli esempi che vi ho citato credo che indichino bene questa oscillazione continua. Nell'arte si sospende appunto questo rapporto fra significante e significato. Quindi l'arte non è un gioco di rappresentazioni, ma è un'esperienza di implicazione dove qualcosa viene agito, dove c'è un moto. Pensate che la parola emozione, significa qualcosa che muove verso o da, no? Cioè c'è un movimento. Quindi si dice che per eccellenza l'arte è la plasmazione, la manipolazione dell'emozione. Quindi per questo non può che implicare un moto. Non avrò il tempo di spiegarvi come le neuroscienze oggi leggano questo aspetto concettuale. Cito questo autore, Gagnebin, che nell'84 scrisse questo libro, appunto, L'irrappresentabile
o il silenzio dell'opera, scusate, dove dice l'opera d'arte come luogo ossimorico. L'ossimoro è quella roba, quella figura retorica dove si dice qualche cosa che contemporaneamente viene detta al contrario. Non so, adesso non mi viene in mente nessuno. Ecco, grazie. Questo è il classico, il ghiaccio bollente, perfetto. Allora, cosa può voler dire l'arte come luogo ossimorico? L'arte come esperienza dove il ghiaccio è sempre bollente, potremmo tradurlo così, cioè dove si incontrano contemporaneamente la rappresentabilità e la irrappresentabilità. Perché se mi avete seguito in questi piccoli esempi, noi ci confrontiamo costantemente con una rappresentazione, ma c'è qualcosa d'altro che attira il nostro sguardo, l'abbiamo visto in Giorgione. No? Primo esempio, subito abbiamo avuto questa esperienza, no? Che ciò che si rappresenta, la tempesta, in realtà richiama qualche cosa che è al di là di ciò che si rappresenta. Ecco che allora l'arte è il luogo per eccellenza della raffigurazione, della rappresentazione, mentre è l'esperienza che ne deriviamo è qualcosa dell'ordine di ciò che non è rappresentato. È un gioco di spostamenti o di richiami anche semantici. Quindi per certi versi bisognerebbe guardare un'opera un po' ciechi, no? Con una sorta di scotoma visivo, no? Provare a guardare l'opera tappandosi un po' gli occhi per vedere ciò che non è rappresentato nell'arte. E il corpo dove lo mettiamo? In genere noi abbiamo l'idea di essere tutt'uno col nostro corpo, di coincidere col nostro essere, diamo per scontato, non ci pensiamo minimamente. Io mentre sto parlando non penso di avere un corpo, no? Lo sono e basta. Ma quando veniamo sorpresi dal fenomeno artistico, in realtà osserviamo qualche cosa di uno scarto fra noi e il nostro corpo. È qualche cosa in cui scopriamo di avere un corpo. Non lo siamo più perché quando lo siamo coincidiamo, non ci facciamo caso. Improvvisamente, quando io facevo l'esempio del quadro di Esposito, mi devo allontanare 3 metri, mi accorgo che appunto qualche cosa mi sta spostando. Quindi che ho un carico da spostare indietro. Se voglio entrare nel dettaglio di un quadro, devo avvicinarmi fortemente, devo diventare miope. Però nella miopia perdo la dimensione dell'insieme. Quindi un quadro necessita continui spostamenti del nostro corpo per poter essere osservato. È qualcosa che io trovo nella clinica, nella dimensione della malattia. Quando ci colpisce una malattia grave è il momento in cui ci accorgiamo di avere un corpo, no? Solitamente la malattia, una malattia degenerativa per esempio, solitamente dà segni, no? Dà segni pregressi, ma non li notiamo o non li vogliamo notare. L'idea della coincidenza con il nostro corpo si rompe ad un certo punto quando qualche cosa del corpo preme, emerge in una maniera che ci risulta alienante, no? Un tumore è qualche cosa che anche proprio per antonomasia, no? È qualche cosa che possiede il nostro corpo, è un corpo dentro un corpo. E questi sono esempi nella clinica dove noi scopriamo di avercelo un corpo, e nel momento in cui scopriamo di averlo scopriamo di non possederlo appieno, perché la malattia ce lo sta smangiando. L'arte fortunatamente è un sintomo innocuo, non lo so se innocuo, perché l'arte crea anche movimenti, crea valori sociali, quindi non può essere innocuo, però sicuramente meno morboso. Però è un'altra esperienza in cui appunto io mi accorgo di non essere totalmente
identificato, totalmente aderente alla mia corporeità, che qualche cosa mi stacca dal mio corpo e mi fa vedere che quindi questo corpo è, non sono, non è, ma ho. E quando ce l'ho è perché qualcosa in realtà me lo sta portando via. Credo che questo essere o non essere un corpo appunto sia una sorta di esperienza filosofica del rapporto con l'arte, e noi lo vediamo molto precisamente in un certo tipo di arte che pensiamo essere molto più aderente al corpo della pittura, e che è la danza. La danza tribale, la danza primitiva, la danza anche del bambino che a un anno più o meno, anche prima, appena comincia a raggiungere la stazione retta, automaticamente attiva, no? Il corpo esprime direttamente qualche cosa attraverso la danza. La danza è anche il luogo della possessione, per esempio, perché ho messo una fotografia che ho scattato in Kenya durante un rito sciamanico, perché la possessione è un altro esempio primario, ancestrale, di rapporto col non essere completamente padroni del proprio corpo, e dove si rappresenta maggiormente in una dimensione raffigurativa, artistica, che implica il corpo. Ma nelle culture ancestrali il corpo che danza solitamente è un corpo che non è proprio, è un corpo posseduto dallo spirito. Quando invece arriviamo a noi, alla nostra danza, vedete, qui teoricamente la danza è l'arte per eccellenza dell'implicazione del corpo. Invece cosa succede? Che la danza, quando cerca di esprimere una narrativa, mostra tutta la frizione che c'è fra la corporeità e il linguaggio. Io non amo, per esempio, la danza ottocentesca, il balletto classico, non lo amo. Mi piace molto di più il balletto del Novecento, la danza moderna o contemporanea, perché per me è insopportabile cognitivamente proprio il fatto, non so, Giselle per esempio, di vedere questi corpi che danzano cercando di fare qualcosa d'altro, no? Cioè di narrare una storia, e quindi la danza si trasforma in pantomima, mentre da Stravinsky poi la danza assume una connotazione pura, no? È molto più d'impatto, vediamo di più questo corpo totalmente implicato ai confini della parola. Nella danza classica vediamo il fenomeno opposto, cioè questa tensione disperata, no? Di dovere dire qualche cosa senza usare il linguaggio verbale. La scultura ovviamente e rispetto all'arte figurativa è qualcosa che già di più ci fa cogliere questa incidenza della corporeità. Questo Laocoonte, che conoscerete tutti, i Musei Vaticani, sapete che è dubbia la sua origine, perché si presume che sia del primo secolo dopo Cristo, ma ha così poco dell'arte ellenistica e assomiglia di più a un'arte michelangiolesca, no? Questo, i critici già hanno scritto tutto su questo, e non sarò io adesso a dovermi dire di più. Però che cosa è interessante? Che quando noi ci confrontiamo con una scultura abbiamo due vie fondamentali d'impatto col segno rappresentato. Quando la scultura è antropomorfica si attiva una sorta di mappa neurale dei neuroni che confronta a livello somatico
quindi non cognitivo ma somatico, la tensione muscolare, il movimento, l'espressione facciale, cioè c'è un meccanismo confrontativo che oggi è stato ricostruito dalle neuroscienze, proprio in mappe neurali specifiche, si chiamano mirror neurons, neuroni specchio, che effettivamente fanno sì che noi guardiamo una persona che sta compiendo un moto. Questo vi spiega perché c'è chi lo sport lo fa dal salotto della televisione, guarda il calciatore e vive a livello dei mirror neurons esattamente le stesse innervazioni, no? Come se fosse lì in campo. Questo è un meccanismo che ci permette una forte partecipazione effettivamente neurale, quindi non stiamo parlando di quali significati, stiamo parlando di impatto neurale. Ma non tutta l'arte è antropomorfica, abbiamo un'arte astratta. Se noi guardiamo il gallo di Minguzzi, che è qui alla vostra destra, quel gallo di Minguzzi non è solo un gallo che ha una certa costruzione materica, e sicuramente tutti i nostri sensi, anche tattili, sono già attivati a distanza. Non è soltanto, se voi osservate sul buio, ma quando poi si accenderanno le luci potete guardare a dei bulloni nel collo, per esempio, ci sono scelte di materiali che si camuffano, no? che riescono a farci oscillare costantemente fra questa doppia dimensione, il gallo e la scultura, no? E il bullone e il materiale e la dimensione materica. Ma c'è tutto un gioco di movimenti in quella statua, di equilibri. È chiaro che il Laoconte, forse del primo secolo, forse Michelangelesco, non può essere questo gallo del Novecento. Però gli squilibri, i giochi di baricentro, quelli sì possono essere simili. Vediamo, e questo distingue questo Laoconte, per esempio, da un'opera effettivamente ellenistica, perché se voi osservate i vettori di tensione, questa opera è centrifuga. E mi spiace non avere costruito uno schema, non ho avuto tempo, ma uno schema di vettori, ma a partire dal baricentro Laoconte padre, vediamo che tutte le direzioni in cui si muove nello spazio tridimensionale questo. Quindi non c'è soltanto una mappatura neurale basata sull'identificazione dello sforzo motorio, ma c'è una conflittualità gestuale che dà il senso del dinamismo inverosimile di questa opera, della potenza effettivamente, appunto, forse michelangelesca di quest'opera. Ma perché nell'arte figurativa noi non abbiamo questa sensazione di dinamismo? Perché questa idea di un'implicazione del corpo è così poco pensata per l'arte figurativa? Se parliamo di danza, di scultura, al limite ci si può arrivare. Ma fondamentalmente c'è una ragione storica, forse potrei concludere su questo, e Bezzon magari ve lo spiego la prossima volta, se ci sarà. Noi abbiamo avuto almeno 3, anche 4 secoli di un modello della mente basato su una geometria della visione che si chiama prospettiva. Come per la musica, parliamo di sistema tonale, noi pensiamo la musica, anche la musica folk, la musica, anche le canzoni, la musica leggera, sono sempre impostate su un sistema tonale come base, però abbiamo esempi di altro tipo di sistemi, di codice. Il sistema tonale è quello proprio delle canzoni, delle canzoncine, no? Do re mi fa sol la si, la scala, è basata su un sistema di 12 piccoli spazi equivalenti che si chiamano semitoni. E nell'arte questa geometrizzazione dello spazio, in
questo caso figurativo, è determinata dalla prospettiva. Sapete che cos'è questo apparecchio? Questo si chiama macchina del velo, è stato creato da Leon Battista Alberti e lo troviamo spesso nelle incisioni del Dürer, ed è quel apparato che serviva a geometrizzare lo sguardo. E ecco, questa incisione del Dürer ce la fa vedere bene. E vedete come funziona la macchina del velo, no? Si appoggia lo sguardo su questo mirino, su questa colonna che abbiamo visto prima, e attraverso questa griglia, che si basa sugli assi cartesiani, viene geometrizzato l'oggetto. Quindi la visione nella prospettiva, e parliamo quindi a partire dal 400, comincia a essere inscatolata, no? Si creano delle logiche geometriche precise per guardare la realtà. È un primo esempio del reality costruito a tavolino, a laboratorio. Ora, questo è ancora Dalì, per esempio, e vedete che poi la prospettiva, avrei tante diapositive da far vedere sui giochi, poi come l'arte, come gli artisti usano poi questa geometria per romperla, no? Per creare una dissonanza interna continua in quattro secoli di storia. È questo che rende poi ogni artista che si riferisce a questo sistema geometrico un artista più o meno potente. E comunque, che cosa succede? Che quando si imposta questa regola prospettica per vedere la realtà, si imposta una regola di organizzazione della mente e quindi del corpo. Il corpo, per poter guardare la realtà da un punto di vista prospettico, deve posizionarsi. Non è libero di girare nel quadro, deve posizionarsi per cogliere la giusta prospettiva. Le anamorfosi, che forse conoscete, ci sono, non so, delle volte di cappella, per esempio, o anche noi abbiamo San Satiro a Milano, del Mantegna, che è qualcosa di eccezionale, no? Che sembra di entrare nella chiesa e vedere una grande abside, invece il tutto è dentro, nell'arco di un metro e mezzo, è dipinto su due dimensioni, ma simula, appunto attraverso questa costruzione geometrica, simula uno spazio tridimensionale. È quello che dal 400 in poi noi vediamo in tutti i quadri, fino a quando si va disfando questo schema, quando la realtà si comincia a vedere in forme differenti, no? Però per quattro secoli la nostra mente ha come riferimento questo modo di guardare, e questo modo di guardare è come se effettivamente avesse una precedenza di natura logico-cognitiva. Quindi noi, quando guardiamo un'opera d'arte, siamo, per così dire, distratti dall'implicazione del corpo, perché ci posizioniamo nel punto in cui il pittore ha voluto che lo sguardo si mettesse per vedere prospetticamente, e da lì è come se si creasse una distanza con l'opera, no? Si creasse una sorta di primato della razionalità del vedere, perdendo quindi di vista l'implicazione del corpo. È dal Novecento che il corpo viene rimesso in gioco, appunto, prima abbiamo visto qualche esempio, eccetera, viene rimesso in gioco quando appunto questa griglia, questo velo si rompe. E ancora in questo quadro con cui concludo, appunto vediamo proprio tutto il senso della vertigine, si chiama Vertige, questo quadro di Dalì, appunto la Tour du Plaisir, la Tour du Plaisir, la Torre del Piacere, o vertigine, cioè da lì sforza la prospettiva e ci porta sul ciglio, no? A percepire tutto questo senso di voragine che aspetta sotto, e questo è il luogo dell'incontro col plaisir, col piacere, cioè qualche cosa appunto che nell'estremità dell'abisso si attiva ancora una volta nel nostro corpo. Grazie.
Sì. Devo chiedere, quando si parla della cosa, se si intende anche l'oggetto come oggettualità oppure come cosa che ha la sua significanza. Quando si parla dell'oggetto è già un segno. In effetti, se noi guardiamo una raffigurazione, la cosa non c'è più. Ma c'è un'altra dimensione, però è molto interessante questo spunto. E, per esempio, prendiamo un astratto, c'è tutta la dimensione della cosa che non è l'oggetto, perché l'oggetto è quello che possiamo descrittivamente ricavare da quei segni, no? Allora, c'è chi lì vedrebbe degli oggetti, vedrebbe, non so, quella specie di corno nero a sinistra, che potrebbe essere il cappuccio di un uomo incappucciato tipo Klux Klan, invento, invento. Quando si guarda un quadro astratto, la fantasia veramente al potere, no? Ognuno vede cose. Ma la cosa interessante è non cadere nell'illusione di crederci, perché il quadro astratto non potrà mai ridursi a singole cose, anche perché poi io vedo questo, lei vede subito un'altra cosa. La cosa interessante è che il quadro astratto mostra entrambe, mostra infiniti referenti a cose che non sono mai lì. Ma questi sono oggetti che possono essere anche inventati dallo sguardo di chi li interpreta. Io vedo questo, forse quell'altro, forse non so, c'è la nebbia, c'è la neve, ma che so io, no? Sono le cose più inverosimili. Quando, con tutto il rispetto, spesso i critici guardano le opere astratte, proprio c'è il trionfo dell'illusione. Ma gli oggetti sono interessanti perché appunto sono infiniti, fanno parte della surdeterminazione di questi segni, ma la cosa, i livelli della causalità dell'opera sono molto più complessi, ad esempio l'impatto col colore. E in musica c'è un concetto che rende molto bene, è il sound, il concetto di sound. Noi riconosciamo un genere musicale rispetto a un altro pensando al sound. Il rock è diverso dal pop, il sound è musica classica ottocentesca, Beethoven, il sound di Beethoven è diverso dal sound di Stravinsky, no? Nell'arte, ecco, la dimensione della causalità è qualcosa che anzitutto riguarda l'insieme, che non si può ridurre a singoli oggetti. È l'impatto con l'impronta stilistica, è l'impatto con l'insieme che posso soltanto sentire. Quando lo descrivo spesso cado in banalità. A me dispiace, ma io quando sfoglio i libri di storia dell'arte mi sembra di perdere tempo, perché la banalizzazione veramente è determinata dal fatto di insistere sulla presenza di significati, distruggendo, per così dire, l'esperienza dell'impatto, no? Con tutto il rispetto, scusate. Non so se ho risposto. Quindi l'oggetto, il segno, l'oggetto, la cosa, è qualcosa che è sempre più impredicabile. Prego. Sì. Ritengo che per cosa si intende un manufatto che abbia in sé l'esperienza umana, quindi ha una condizione, come dire, ha un contatto storico ed è proprio una trasmissione di un pensiero vissuto. Sì. Questo lo distingue dall'oggetto, che è un manufatto a sé stante. Sì. Sono modi di dire, credo che la definizione che ha dato di cosa sia molto vicina a quella che io ho dato di esperienza, no? Quindi la dimensione della cosa è qualcosa che va al di là dell'oggetto individuabile come tale, quindi è qualcosa che
è al di fuori del linguaggio, non la possiamo più raccontare, la sperimentiamo e basta. Comunque sono vari concetti, varie semiotiche, per così dire, varie scienze dei segni che interpretano la nozione di oggetto. Io ho dato la mia. Se per la sua formazione ha puntato anche sulla nuova psicanalisi di Matte Blanco di Roma, oppure sì, di Placa, Lucian Rep Placa del rumeno, per quanto riguarda sempre l'inconscio, sulla logica, diciamo, non sulla logica simmetrica, non asimmetrica. Sì, raccogliamo magari più domande, c'era la... Ma io semplicemente, probabilmente nel suo discorso già, nel suo testo è presente benissimo, però mi piacerebbe che lei si parlasse un po' un pochino, perché avevo una certa aspettativa in mente, che sono solo io, però mi piacerebbe. Allora, in realtà la mia esposizione partiva da lì, ma l'ho cambiata sul momento quando ho colto quale aspettativa avesse l'organizzazione invece. Quindi non mi sembra il caso di in questo momento di parlarne, però effettivamente nel mio discorso c'è molto Bateson. Mi dispiace, non ha osservato con attenzione, io non ho confuso il surrealismo con l'iperrealismo, sono due momenti molto distinti dell'esposizione. Per quanto riguarda Matte Blanco e il concetto di inconscio come sistema infiniti, credo che non sia in questo momento il luogo per poterci entrare, però la domanda è molto preziosa. In un altro momento magari ci potremmo trovare un'altra conferenza a affrontare la questione del rapporto fra arte e inconscio, perché effettivamente sarebbe interessante anche vedere cosa, a partire da Freud, la psicanalisi ha detto sull'arte, e anche la lettura personale che ho degli autori che si sono occupati di psicanalisi dell'arte. Adesso non è il momento, mi dispiace di deludere le aspettative sia sull'inconscio che su Bezzo, ma d'altra parte ho preferito privilegiare esempi che forse erano anche più facili per cominciare, per rompere il ghiaccio. Comunque su Bezzo una cosa posso dire. Bezzo è un autore che secondo me è da riscoprire. Intanto ha scritto vari lavori e anche se il più conosciuto è Verso un'ecologia della mente, ma l'aspetto interessante di questo autore, che è uno psichiatra, semiologo e soprattutto antropologo, è proprio che la sua teorizzazione della mente è di una mente che è esterna e non interna necessariamente a dei canali neurali. Cosa vuol dire mente esterna? Vuol dire che per Bateson la mente non si può dare al di fuori di un'interazione, ecco perché era assolutamente implicito nel mio discorso. E l'esperienza della mente, quindi l'ecologia della mente, necessita una interazione e un riposizionarsi costantemente nei confronti dell'oggetto, per esempio esterno, con un meccanismo che io chiamo, però io non vezzo,
ameboico. Sapete cos'è l'ameba? L'ameba è quel protozoo, quel essere unicellulare, che io avevo preparato anche una slide sulle amebe, adesso non so se riesco a trovarla, così ve la vedete. È un po' lunga, però andare così. Vabbè, però possiamo farlo invece da qua. Per esempio, questo è un modo per Bateson di spiegare, si vede? Di spiegare che cos'è la mente, con un esempio semplicissimo, quello del taglialegna. Cioè, il taglialegna cosa fa? No? Da lì ho capito che fare il taglialegna deve essere una cosa difficilissima. Il taglialegna prende l'accetta e dà il colpo all'albero, ma al secondo colpo non può non tenere conto del primo. Cioè, vedete, un concetto molto concreto per spiegare la natura della mente, no? Perché io ho preso da internet varie figure, vari algoritmi per tagliare un albero, nel caso voleste imparare, no? C'è un'interazione continua, un riaggiustamento continuo del tiro, no? Questo è il punto chiave per Bateson per spiegare il senso della mente come interdipendenza. Quindi concetto di mente è qualcosa per cui, se io voglio tagliare l'albero, il mio corpo deve essere attivato in un certo orientamento processuale, quindi devo tenere conto di una certa intenzione, di un certo strumento, l'accetta, che sia adeguato, di una certa azione che sia molto specifica, perché sennò mi cade in testa l'albero. L'oggetto ha certe caratteristiche molto peculiari, non può essere uno preso per un altro. Il contesto, cosa vuol dire tagliare gli alberi, eccetera, eccetera, per esempio l'Amazzonia, no? Il disboscamento, così via. L'obiettivo, le conseguenze, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, tutto questo è un modo per rappresentare la mente come processo. Un processo dove c'è uno scambio continuo col mondo esterno che mi, attraverso processi retroattivi, mi continua a rettificare. Ok, io do il primo colpo e da lì mi ritorna indietro un'idea di cambiare, di modificare, di rettificare il secondo colpo e così via. Tutto questo non è in un'interazione diretta e duale fra me e l'oggetto, ma deve tener conto di tantissime implicazioni. Ecco perché Bateson è un autore della complessità. Guarda lei, perché la domanda che mi ha fatto all'inizio è questa. E la dimensione ameboica, come io la chiamo, con un neologismo che mi sembra però renda bene, se riusciamo velocemente, tutti pensate tutti gli effetti speciali qui che saltano. Beh, possiamo prendere anche questo, cioè la mente per Bateson è qualcosa che coincide con un principio di omeostasi, che vuol dire ecologia della mente, vuol dire che io devo cercare sempre di mettermi in uno stato di equilibrio con l'altro. Ogni volta che apprendo, io rompo questa omeostasi. L'apprendimento nasce dall'errore. Pensate che questo concetto Bateson lo impara dai suoi studi antropologici, quindi lo impara dalle tribù indonesiane, da cui ricava l'idea che la cultura primitiva mette in evidenza in modo molto particolare questa condizione di equilibrio. Ogni volta che c'è un evento si rompe questo equilibrio e c'è una ricaduta a catena su tutta la cultura tribale. Allora la cultura tribale deve costruire un processo di ricostruzione di equilibrio che necessita il passaggio attraverso dei simboli. Solitamente sono cerimonie di iniziazione. Quindi Bateson scopre questo principio dell'omeostasi attraverso gli studi antropologici, mostrando come la mente primitiva, fra virgolette, sapeva che ogni evento, rompendo ogni evento anche cognitivo, ogni novità all'interno dell'insieme uniforme da tribù, rompendo questa omeostasi, necessitava la costruzione di simboli. E l'arte nasce nelle culture primitive fondamentalmente per simbolizzare cambiamenti degli equilibri omeostatici.
Adesso basta Beethoven perché sennò... Molto più complesso,
utilizziamo ciò che la nostra cultura, no, ha prodotto nella complessità, proprio perché questo sia uno stimolo, quindi stimolo che ad attivare parte di sé che se no altrimenti. Ovviamente questo tipo di processo che come dire, nell'arte terapia incontra persone deficitarie può essere, come dire, pensato un po' per tutti i cittadini. È chiaro che finché le persone passano il tempo a guardare il reality, tendenzialmente, come dire, si impoveriranno sempre più, ed è un peccato che non vengano qui ad arricchirsi, come dire, di elementi, significati e contenuti. Non so se sono riuscito a spiegare, a rispondere alla domanda. Sfruttato perfettamente, insomma, ciò che spesso accade, a questo punto forse possiamo fare un po' un passaggio, no? Quindi dalla dimensione, come dire, dell'etica, proprio sull'arte terapia, alla dimensione più clinica, no? Perché chiaramente anche la, come dire, anche nell'incontro tra il terapeuta e il malato, prima faceva riferimento a Toscogni Emilio, abbiamo comunque un incontro tra persone e un incontro tra corpi. Un incontro tra una persona che porta un sapere, una conoscenza, cioè che io penso da persona che ha un disagio o una malattia, penso di incontrare una persona che abbia un sapere e che possa dirmi qualcosa di ciò che sto vivendo, un po' in questa dimensione un po' anche di estraniazione, perché non mi ritrovo più in quel corpo che pensavo di avere prima, o non mi ritrovo più nella mente che pensavo di avere prima, perché chiaramente anche nella malattia psichica a un certo punto la persona inizia ad avere paura perché non si riconosce più, inizia a dire delle situazioni in cui non si riconosce, quindi cerca qualcuno che mi possa, come dire, dare dei significati che mi tranquillizzino, insomma, che mi permettano di capire qualche cosa. E appunto è un po' questa dimensione dell'incontro in cui sostanzialmente spesso oggi si incontra un deficit. Il fatto che i segni, come dire, che comunemente classificano le malattie, sempre meno riescono a classificare le malattie di cui noi tutti quanti viviamo. Quindi sempre più spesso si crea un forte disagio perché vado a interrogare pensando di avere una risposta e spesso rischio di questa risposta di non trovarla. E se vado a interrogare più sapienti, rischio con le binocchio trovare diverse, come dire, interpretazioni e letture di quello, perché la complessità che nel modo in cui viviamo sta caratterizzando anche la complessità della malattia, sia la malattia corporea che la malattia a livello psichico, insomma. E quindi, come dire, sempre più spesso anche l'esperienza appunto dell'arte, e questo è un po' credo che sia anche come dire, l'esperienza poi del Toscogni Emilio, appunto, cioè il fatto, come dire, di essere arrivato a fare attività clinica terapeutica dopo aver fatto un percorso di lavoro, di studio approfondito proprio sulla dimensione artistica, cioè questo lavoro di scavo, come dire, dei segni, alla ricerca di segni, significati, strutture, complessità, è quello che oggi di fatto poi nell'istituto appunto che in cui appunto collaboriamo, sulla psicosomatica integrata, ci permette di cercare di cogliere, come dire, dei significati, degli elementi che la lingua dei segni comuni nella medicina non riesce più a cogliere, cioè la semiotica medica sempre più spesso non riesce a leggere, a decodificare, a decifrare ciò che i segni, i sintomi, e quindi non riesce più sempre a classificare in maniera chiara. E questo è un grosso problema perché sono sempre più frequenti le malattie rare, le patologie rare, le sintomatologie rare, è sempre più difficile che, come dire, il farmaco, la terapia.
rispondere in maniera precisa. Per cui questa esperienza poi nella clinica è estremamente importante, perché bisogna cogliere tanti aspetti per cercare di trovare, come dire, un punto di incontro che permetta poi di fare anche qualche passo in più. Però magari lascio la parola a Emilio. Ci sono delle domande del pubblico. No, volevo soltanto agganciarmi a questo discorso per tornare un attimo alle fonti, alle origini. Giustamente il dottor Carona ha ripreso il tema delle radici, no? Questa immagine era la copertina di quel libro di cui avevo parlato all'inizio, ed è un'immagine fatta da un ragazzo autistico. All'epoca io lavoravo in una comunità per disabili, si chiamavano così, si chiamavano handicappati all'epoca, perché ogni epoca ha anche i suoi modi di definire il problema, e c'erano parecchi casi di autismo. È interessante che appunto la copertina di quel libro preliminare, La psicologia delle arti, dove c'è già tutto il tema dell'implicazione del corpo dentro il processo della rappresentazione, avessi scelto per la copertina appunto questo disegno che, vedete, rappresenta una sorta di feto, no? Di essere imbozzolato, che perfettamente ricostruisce l'esperienza dell'autismo, no? Di questo essere in un nucleo, no? Isolato dal mondo, senza arti. Fra l'altro questo ragazzo, che aveva un linguaggio molto suo, perché era sordo, cofotico, e oltre che quindi con un fortissimo ritardo mentale dovuto alla sua posizione artistica, però chiamava, ci ha fatto capire insomma che questo disegno per lui era un fantasma, non uno qualunque, perché poi nell'autismo noi troviamo anche questi picchi stranissimi, no? Di grandi acutezze nel piattaforma di ritardo generale. Questo fantasma è un fantasma messicano. E la cosa interessante è che i disegni di questi ragazzi, mi hanno insegnato molto effettivamente per la clinica, erano tutti disegni o di personaggi senza arti o di personaggi macchina. Per esempio una nave da cui spunta la testa, io lo riprendo in alcune altre pubblicazioni anche recenti, perché sono stati proprio per me l'inizio delle mie osservazioni sull'arte attraverso la clinica, no? Dei robot, più o meno robot, cioè degli esseri meccanizzati. Questa è una componente molto tipica nel bambino psicotico, diciamo con ritardo mentale, questo corpo che non emerge, no? Non diventa umano, questo corpo che rimane ancora fetale, rimane macchina, o fetale oppure appartenente appunto al mondo delle macchine, perché quello è un mondo con cui il bambino psicotico ha proprio una relazione molto facilitata, no? Dagli oggetti con cui gioca al mondo proprio intorno, le macchine. Per esempio spesso ci sono queste monomanie sulle macchine, quelli che sanno scrivere i numeri, tutti i numeri di targa, raccolte di infinite di foglietti con numeri di targa, per esempio. Il mondo delle macchine è estremamente affascinante, è il mondo non umano, il mondo umano è troppo complesso. Una particolarità poi di questo stesso autore, di questo ragazzo, è che lui era sordo e aveva inventato questo linguaggio, scriveva anche le cose molto in una lingua sua, però o dipingeva personaggi macchina oppure personaggi con la testa mozzata a livello delle orecchie. Quindi c'era una sorta di sforzo raffigurativo continuo, perché era un iperproduttivo, doveva sempre dipingere, no? Non era un artista evidentemente, però vedete la tensione verso la raffigurazione per costruire l'immagine di un corpo che non gli ritornava mai completa, perlomeno. Sto scrivendo un nuovo libro che si intitolerà Il corpo interrotto, e che nuovamente, mi dispiace
per chi mi ha già letto in tutti questi anni, ma io ritorno sempre sulle radici, cerco di rileggere costantemente quello che ho già scritto, perché ogni volta, un po' come il quadro, no? Imparo qualcosa in più. E questo corpo interrotto parlerà di vari corpi interrotti e nuovamente riparlerà di quell'esperienza dove appunto lì vedevo, scoprivo come l'impulso a rappresentare qualche cosa del proprio corpo fosse una tendenza assolutamente innata, per così dire. Quindi c'è una tendenza innata alla raffigurazione, ecco perché è molto importante per i bambini, anche non coritano evidentemente, che ci sia un approccio alla raffigurazione, all'artisticità in tutte le sue forme, considerando che appunto il quadro diventa un mondo ricreato dove il bambino esercita operazioni. Appunto il caso che vi ho citato è l'operazione di disegnare un corpo che corrispondesse, no? E non, senza riuscirci mai. Forse ogni artista sta cercando, per prendere la domanda sull'inconscio, forse ogni artista in qualche forma cerca, no, di rappresentare il suo proprio irrappresentabile, no? Nella sua produzione, tutta una vita continua a tornare sullo stesso punto, no? A continuare a cercare di rappresentare quello che non si rappresenta mai fino in fondo. Serata molto interessante, di grande coinvolgimento, e sono sicuro che avremo modo di continuare anche a un momento di ulteriore confronto tra gli artisti. Oggi c'è stato in parte, ma secondo me può essere anche una chiave domani, una tavola rotonda tra i nostri artisti, quindi le loro valutazioni anche su questo piano. Grazie a voi.